un'iniziativa assolutamente meritevole che premia l'ingegno e la creatività dell'artista, ma che onora anche la nostra città, il nostro territorio. A dire la verità è un gioco un po' scomparso, soprattutto le nuove generazioni, forse era più un gioco che allietava i nostri nonni, i nostri genitori e poco la mia generazione, ritorna ad essere protagonista dei momenti di svago, dei momenti di divertimento, ed oltre a far divertire, appunto, queste carte parlano anche delle bellezze del nostro territorio, quindi un'idea assolutamente bella, unica e straordinaria che speriamo che trovi anche il piacere e la condivisione di tanti padovani. Ogni carta è dedicata a qualcosa di Padova, Padova, Abano, Montegrozzo, l'Abbazia di Pragna, insomma, tantissime icone che sono rappresentate nelle carte, quindi è un rimando sia a qualcosa a che fare con la simbologia che qualcosa anche col gioco, perché ci divertiamo giocando a carte, ma possibilmente guardando le carte spero che ci sia qualcosa anche di piacevole, di estetico, insomma. Mi piace un po' calcare un po' la mano, calcare nel disegno soprattutto, calcare nell'uso dei colori. Sinceramente mi piace molto disegnare e dipingere i cavalli, quindi qua i cavalli sono quattro, quindi c'è da fare anche qua. Su questo lavoro di Alberto Cristini è stato implementato un progetto. Queste carte verranno utilizzate per organizzare dei tornei che saranno finalizzati a tenere insieme le persone anziane, farle ragionare, farle discutere, per cui prima di tutto verranno spiegate le carte, perché sono diverse dalle carte normali che utilizzavano i nostri vecchi o che utilizzano i nostri vecchi. Quando noi diremo questa rappresenta la Toba di Antenore, non tutti i nostri anziani sanno chi era Antenore, per cui sarà l'occasione anche per fare cultura e fare conoscenza, per contrastare la decadenza cognitiva e l'Alzheimer.